Bah, la volontà di aprire c'è, siamo reduci da un incontro con il governatore De Luca stamattina proprio per il comparto turistico in particolare, anche alberghiero. Lui ha rimandato il tutto a una settimana, questa è una settimana cruciale. Ci sarà la possibilità di proporre delle dinamiche che riguarderanno in particolar modo anche l'isola d'Ischia per far sì che i protocolli di sicurezza siano poi implementati anche con le nostre richieste. Infatti, Federalberghi ha anche indetto un tavolo, diciamo, di lavoro insieme alle altre etichette e siamo tutti concordi nel pronunciarci con una parola a voce unica. Allora, diciamo, a fronte delle parole di Luca, lui ha rimandato una settimana, ma dicendo chiaramente che il 25 maggio lui vuole aprire tutto. È chiaro che l'incertezza regna, ma regna come in qualsiasi parte del mondo in questo momento. Infatti, abbiamo espresso la volontà di far sì che l'ospedale Rizzoli possa tornare, diciamo, alla sua normale operatività e magari destinare una struttura ricettiva oppure il Palazzo Reale, come i nostri sindaci hanno organizzato già un mesetto fa, la possibilità di far sì che ci sia un posto dove far riferimento a eventuali nuovi contagi. Allora, per quanto riguarda le norme di sicurezza, dobbiamo dire che comunque in Italia, ma in Campania, in particolar modo a Ischia, vigono comunque delle norme di igiene, di pulizia che sono già molto ben diciamo, presenti nel nostro comparto. È chiaro che noi in questa situazione abbiamo ulteriori sanificazioni da attuare. La sanificazione non è obbligatoria per gli alberghi, immagino che magari qualche struttura piccola, anche per avere un certificato, la farà e la consigliamo anche noi. Quelle invece più grandi, che hanno un'operatività molto più consolidata, provvederanno ad autocertificarsi. Ma comunque tutto ciò che riguarda mascherine, distanze, pannelli di plexiglass saranno tutte comunque applicazioni che in base all'esigenza verranno inserite nelle nostre strutture. Sì, è proprio notizia di stamattina il Ministero del Lavoro, la Nunzia Catalfo, ha appunto dichiarato che non inciderà sul datore di lavoro la responsabilità penale, quindi ci saranno dei chiarimenti in serata. Questo però ci fa ben sperare che effettivamente noi possiamo operare e andare poi piano piano in un processo di normalizzazione. Quello che d'altro canto noi auspichiamo, noi del comparto, è che tutto il settore alberghiero non venga troppo ospedalizzato. È chiaro che in questo momento noi accettiamo tutte le norme che sono necessarie, in modo da dare la certezza anche alle istituzioni che contagi o fase di ripresa non ci saranno. Dobbiamo ricordare che però in Germania, nel momento di riapertura, un certo, diciamo, una certa flessione di aumento c'è stata. Quindi magari possiamo calcolarla anche noi e non farci prendere dal panico qualora potesse avvenire qualcosa del genere.